Allora, sempre con sta allora comincio, via ride, mamma. Per coprire il camper, il telo sopra, per non tenerlo attaccato al tetto, ci stanno tanti modi. Io uso questo, mi sono inventato questo. Delle semplici ciotole in alluminio con dentro un pezzetto di legno per rimanere ferme qui, belle arrotondate, che quando sopra c'è il telo non va a rovinare il telo stesso. Addirittura con la stoffa sopra, li vado a mettere sopra in tre punti. E tiene il telo proprio come una forma di un tetto e fa scivolare via l'acqua più velocemente, diciamo. Allora, Boccione. Neanche a me è chiaro se è meglio coprire o no il camper, però ho visto che con la pioggia leggera il camper sotto rimane asciutto. Il telo si può inumidire, ma neanche tanto, però di fatto sotto lui rimane asciutto. Quando ci sono le alluvioni, lo stesso non si inzuppa. Magari si fa qualche pozzanghera lì e di là perché c'è uno sgocciolamento dal telo, magari al massimo, però non si prende l'inondazione. Questi sono gli spessori che fanno proprio effetto tetto. La parte un po' più problematica è adesso tirare su il telo. Oh, se fa mo' due risate. Ecco, ho detto se fa mo' due risate. No, questa cosa non funziona. Ah no, però posso. Aspetta, aspetta, aspetta. Io mi sono inventato sta cosa, ma non l'ho mai fatta, mica non so se funziona. Decisamente meglio. Questo c'ha una logica con cui l'ho chiuso che no, non ci sto a capire una mazza, dai. Lo devo girare. Adesso. Provate la posizione. Questo va giù. Questo va giù di là e si comincia a srotolare. Giù. Importante azzeccare l'angolo. Adesso la sostanza basta che continui a srotolare. Allora, uno. Ecco, la cosa rognosa è quando si inclinano i boccioni, che questa poi è la situazione sotto al telo, un vero e proprio tetto spiovente. Durante questa settimana dovrebbe piovere, gli facciamo prendere un bel po' d'acqua e poi vengo a fare la ripresa da sopra al tetto per vedere quanto si bagna o quanto non si bagna. Poi ognuno fa le sue scelte, ha i suoi pensieri. Io per adesso lo compro. È già qualche ora che piove e sono venuto a controllare sotto al telo che succede. E questa è la situazione sotto al telo. Qui è ancora asciutto e tutto il tetto è asciutto. Anzi, no, sembra che l'acqua sia passata dalla cucitura lì. Corrisponde proprio la barra in alluminio qui sul tetto e fa tutte quelle gocce. Sotto al telo, ovviamente, tutto asciutto. Anche da questo lato è asciutto, il telo sotto è ancora asciutto.
pioggia battente in questo momento. Non passa una goccia. Ha preso l'acqua tutta la settimana, come indicavano le previsioni, da pioggia leggera a tratti pioggia pesante. Adesso lo scopro, voglio vedere com'è messo sotto. Ha preso l'acqua leggermente anche ieri. Adesso, se è come si dice che sotto il telone rimane umido, siamo in pieno inverno, ci sono circa 12 gradi, quindi non c'è una temperatura che, diciamo, aiuta ad asciugare. Se è vero che sotto il telo, quello che si dice che rimane umido e non si asciuga, dovrei trovare tutto bagnato sopra. Oltre a questo, poi misuro all'interno un paio di punti dove ho il dubbio che ci possa essere una leggera infiltrazione, e vediamo come è messo. Poi, sempre da previsioni, questa notte dovrebbe piovere di nuovo. Vi lascio prendere l'acqua e domani pomeriggio torno a vedere, a misurare come è messo all'interno, come è bagnato, se ci sono, se lo strumento misura ancora dell'umidità. Toglierlo quando c'è vento mi sa che è un po' complicato, forse. Questa è la condizione più difficile per togliere il telo, perché c'è una quantità di vento immonda. Il culo. Vicino al camper mio c'è quello che rimane scoperto da sempre, e quella è la condizione del tetto che rimane scoperto. C'è una pozza d'acqua che rimane lì finché non si asciuga. Direi che l'umidità rimane lì. Io so per certo che anche il mio di camper fa una pozza lì e lì, però tenendo i cunei sotto lui rimane un po' impennato, diciamo, e l'acqua scorre via dietro e quelle due pozze non si fanno. A me non sembra che a tenerlo sotto il telo a 12 gradi con giornate invernali che rimane umido, tutt'altro, c'è una bella differenza. Allora, questo è lo strumento che uso per misurare l'umidità. Al di là dell'affidabilità, che è un po' dubbia, non lo so, però un'indicazione la dà. Quando ha preso l'acqua, l'ha scoperto senza il telo sopra, qui mi dava 100%. E altra nota su sti strumenti che te fanno prendere decisamente preoccupazioni, forse a volte inutili. Perché qui sopra non dà nessuna umidità, il tratto dove mi ha preoccupato decisamente. Se io accendo la luce, la corrente gli crea qualche problema, quindi da tenere presente che quando rileva, insomma, non è detto che sia umidità, ma semplicemente è influenzato dai materiali, da qualcos'altro anche. E metto invece il punto dove probabilmente c'è qualcosa, e questo dove rimane il segno, insomma. Qualcosa da vedere qui c'è probabilmente. Ciao.